Signora, c'è un uomo per lei. Chi? Un uomo. Benvenuti a Voce Off. Il canale continua a crescere, la community si sta ingrandendo e, di conseguenza, voglio esplorare sempre più mondi, possibilmente brutti. E così mi è venuta la malsana idea di affrontare questo nuovo viaggio. Recensire The Lady, il grande capolavoro seriale di Lori Del Santo. Showgirl negli anni 80 e opinionista negli ultimi 20 anni del nuovo millennio, nonché concorrente di vari reality. Vanta anche delle esperienze come attrice ed esordisce alla regia con il cortometraggio Osare per credere, del 2013. Nel 2014 Lori Del Santo, dopo moda, TV, cinema e reality, decide di conquistare anche il web e scrive, produce, gira, monta, colora e dirige The Lady, una serie composta da 3 stagioni ambientata nel patinato mondo della moda. L'episodio inizia con una musica brutta, un font brutto e degli effetti brutti che subito mi fanno ben sperare. Una ragazza buona entra in campo e si affaccia al balcone in lingerie, a differenza delle vagliasse che si affacciano al balcone di fronte a casa. Ho sempre avuto paura di vivere. La ragazza, con la voce fuori campo registrata sicuramente nel bagno del fonico dove hanno fatto tutti i doppiaggi di questa serie, dice una di quelle frasi da boomer con i leoni in bianco e nero. All'improvviso la musica cambia. Un omicidio? Un furto? No, si mette il rossetto. E... oh mio Dio! Si è rotto lo specchio. 7 anni di sfiga? Beh... non saprei se è proprio sfiga, è più un concentrato di sortilegi. Vabbè, la ragazza buona continua di cazzate e vabbè, andiamo avanti. Il profumo è l'essenza del desiderio. Per un attimo mi fa dimenticare il mondo. Un ragazzo bello ma brutto spia la donna in carriera e con una fotografia sempre peggio e delle riprese che il leggendario mio cugino farebbe meglio, la donna bella, ricca e potente, scortata dal suo bodyguard, si avvia verso l'auto guidata da Salvatore. Buongiorno Salvatore, mi porti lì? Grazie. Signora, per lei farei qualsiasi cosa. Il suo English humor non la lascia mai. E lui la guarda strano perché giustamente non ha capito la battuta, nemmeno io. Arrivati a destinazione succede una cosa brutta. Ok, la fotografia peggiora, ma non è questo il problema. Io ti amo. Dovresti rispettare il mio sentimento. No, non è neanche la recitazione di questo povero Cristo. Luna, ma cos'è l'amore per te? Frammenti di tante emozioni. E neanche i dialoghi, perché, cari amici della community, se avete deciso di intraprendere questo viaggio con me, mettetevi l'anima in pace. Qui di recitazione o di dialoghi sensati non ne vedrete neanche l'ombra. No, la cosa brutta è che arriva Costantino. Ma adesso arriva il vero motivo per cui ho deciso di guardare sta cacata di serie. L'unico personaggio che vi resterà impresso, l'unico personaggio che meriterebbe di essere ricordato negli anni a venire, un fruttivendolo alla conquista di Hollywood, un essere mitologico metà attore amatoriale e metà venditore di rose a Piazza di Spagna. Signori, ecco a voi Chang. Signora, c'è un uomo per lei. Chi? Un uomo. Vabbè, arriva questo qua che lei salta addosso, lei gli dice che ora non può e niente. Questa era la scena. Cosciotta mia, come ti desidero. Adesso basta, ci vediamo stasera. Cioè, lo vedete quanto è importante Chang? Senza Chang questa scena sarebbe stata inutile, invece vi rimane in testa. Tra una fotografia blu e un montaggio a cazzo, vediamo che lo stalker bello ma brutto continua a seguire la The Lady. Ehi, bello! Nel frattempo un breve documentario sugli animali. Sto curando la mia fidanzata. Ah sì, Doris, ti sei fatta una bonazza. Sì, compiace i miei istinti animaleschi, diciamo. È uno dei numerosi koala di capo Otway studiati dai ricercatori. Indossa un collare che raccoglie dati sul suo comportamento e sul modo in cui si accoppia. Vabbè, dammi 5. Ci vediamo presto. Ma torniamo a The Lady.
Bentornata, signora. Ciao, Samir. The Lady torna a casa e... un attimo, non vi distraete. Se dovete andare in bagno, accendere la sigaretta, controllare se qualcuno va cacato su quella foto che avete postato, non lo fate proprio ora. Ho la vostra attenzione? Bene. Ah, ma sei tornato, amore. Pensavo che fossi ancora in viaggio. Di te non ci si può fidare, ma cosa credi, di prendermi in giro? Ti ho vista Lasciami. Oggi. Mi tradisci alla luce Lasciami. Del sole. Tutte palle il lavoro. Tommy Wiseau sarebbe fiero di te. Che cosa vuoi dimostrare? Che puoi avere tutti gli uomini che vuoi? Ma non finisce qui. Devo metterti in riga. Una come te rimarrà da sola. Questo è il tuo destino. Torniamo al documentario sugli animali. Qui troviamo tantissimi koala. Vivendo tutti in un'area relativamente ristretta, gli accoppiamenti prevedono una certa competizione. Una bella gnocca. Elevata. Vorrei agguantarla. Ma cosa fa esattamente? È piena di soldi. Suo marito americano è scomparso nell'oceano con il suo aereo privato. E dopo 8 minuti di nulla, finalmente abbiamo un'informazione. Però non hanno mai trovato il corpo. Ah, interessante. Sì, ma tanti misteri la circondano. È una leggenda. Un passato top secret. La The Lady è vedova e aggiungerei anche distrutta dal dolore, come abbiamo visto finora. Ma il corpo del marito milionario non è mai stato ritrovato. E con un montaggio che induce crisi epilettiche, assistiamo a questa dolcissima telefonata tra Costantino, l'innamorato che l'ha menata, e The Lady, la vedova fedele. Cioè, non è proprio vedova. Cioè, non è neanche proprio fedele. È un po'... Sono sulla punta, dai. Mi piace flirtare con gli uomini, giocare, ma lo sai che non ti tradirò mai. Sono fedele. Nel frattempo la recitazione muore. Lo sai, Salvatore, anche io vado a Capri. La signora vuole protezione quando esce da sola. Certo che la signora litiga sempre con il fidanzato. E lo lasciasse per sempre, così mi trasferisco nel suo grattacielo. Ma torniamo alla vera anima di The Lady. Zhang, ho l'impressione che qualcuno mi segue e mi controlli. Se vedi qualcosa di strano, dimmelo subito, ok? Sì, signora. Ciao Lona, come stai? Bella è bella, chi lo mette in dubbio. Però sembra doppiata da quelli della Ding. Allora deduco che per innamorarsi gli uomini devono essere sbagliati. Hai un grande senso dello humor. No, bella mia, sei tu che mi sa che non hai capito esattamente che significa humor. E questo era il primo episodio, il primo di una lunga serie. Fatemi sapere se l'episodio vi è piaciuto e se volete che la serie continui. Noi ci vediamo la prossima settimana con un altro episodio di The Lady.